Siamo una lista, l'unica lista civica di queste elezioni. La prima cosa è far rivivere Comacchio. Se voi passeggiate per Comacchio vedete centinaia e centinaia di cartelli vendesi. Questo è l'altro grande problema. Cioè la gente deve poter tornare ad abitare a Comacchio, che vuol dire che deve lavorare qua, se vuole rimanere qua, ma anche che queste case, che evidentemente è troppo costoso comprare, restaurare, eccetera, ma perché non fare un piano di edilizia pubblica sostenuta da enti, dal comune? Se il comune chiede milioni per fare la sala polivalente lì, chiede milioni per i carducci quando non ce n'è bisogno, può chiedere milioni agli enti, all'Europa, per pensare a cosa fare di queste case, quindi intervenire col privato, non so, con dei fondi o rilevarle, restaurarle, offrirle ai giovani, cioè fare un piano, pensare un po' a come superare il deserto che c'è a Comacchio, che si acuirà ancora. Ci sono momenti nella vita in cui è doveroso prendere delle decisioni. È ora di rimboccarci le maniche per dare a Comacchio, il nostro territorio, il rilievo che merita. Sono Pierluigi Negri e mi candido alla carica di sindaco del comune di Comacchio. I miei genitori mi hanno sempre insegnato che per raggiungere obiettivi nella vita occorrono impegno e lavoro. Questi sono i valori fondanti del nostro programma elettorale. Un programma elettorale che mette al centro dell'attenzione il lavoro, l'impresa, il commercio, il turismo e i nostri ragazzi. Serve assolutamente rinnovare l'arredo urbano, ultimamente molto trascurato. Penso al centro storico di Comacchio e penso ai nostri 7 lidi. È tempo di valorizzare ancor più e ancor meglio le nostre valli, le nostre saline, il nostro territorio, le nostre spiagge. È tempo di valorizzare i nostri prodotti tipici. Penso alla vongola di Comacchio, che non è certamente da meno della vongola di Goro. Basta con la burocrazia, basta col dilagare dei commercianti abusivi sulle nostre spiagge e nei nostri centri urbani. È una situazione non più tollerabile. Sono un impiegato commerciale nel settore della logistica. La scelta di scendere in campo è avvenuta dopo un lungo confronto con gli stessi ragazzi con i quali ho iniziato un'avventura bellissima nel 2012, appoggiando la candidatura di Marco Fabbri, e siamo stati poi riconfermati nel 2017. In questi 8 anni ho ricoperto il ruolo di presidente della seconda commissione consiliare per il primo mandato e per gli ultimi 3 anni di capogruppo della maggioranza in consiglio comunale. Fin dall'inizio ho preso molto seriamente questo impegno, condiviso insieme a ragazzi straordinari allora molto giovani. È stata un'eredità molto pesante perché il nostro comune usciva da un commissariamento e da un indebitamento molto forte. Siamo tutti orgogliosi dei risultati raggiunti in questi anni, ne cito alcuni: l'apertura del museo, la cittadella dello sport che finalmente sta prendendo forma, il riconoscimento del MAB UNESCO e tanti altri traguardi verranno tagliati nel prossimo autunno. Il nostro è un progetto di continuità, abbiamo un programma, idee chiare e un gruppo già molto coeso. Le nostre liste sono composte da persone, donne e uomini, ragazzi e ragazze, che fanno parte dell'associazionismo laico e cattolico e dei diversi settori economici che operano sul territorio. Sono Vito Troiani e sono candidato sindaco per la lista civica Libera Comacchio. I nostri punti principali sono il bilancio partecipativo. Un altro tassello fondamentale per noi è una cosa molto innovativa, non prendeteci per visionari, ed è la moneta complementare, un credito comunale. Abbiamo intenzione di cambiare realmente Comacchio e se non si osa non c'è miglioramento. Quindi noi, contrariamente a quanto proposto dagli altri partiti, vogliamo veramente cambiare le cose e quindi per cambiare bisogna dare degli spunti diversi. Oltre alla moneta c'è un vero interesse nella riqualificazione delle valli. Dalla nostra parte abbiamo anche delle persone di una certa età che hanno dato la loro vita alle valli e quindi noi costantemente, quotidianamente collaboriamo e li ascoltiamo per capire come veramente possiamo e dove possiamo andare a operare per far ritornare le valli quelle di un tempo.